Nuovo appuntamento con fiori e piante della montagna bellunese. Ettore, nei giornali sempre più mi sto dando al giardinaggio sfrenato, leggo di questa flora avventizia ovunque. È vero, ma è vero. E ce n'è, è presente, ne troviamo qui. Ma ne troviamo diversa, è quella che ti presento oggi, che è un impatiens, è fra l'altro uno di quei fiori usati da Bach, il famoso dietologo. Quindi anche questo rientra nei fiori di Bach? Esatto. Ah, ok. In realtà, Giorgia, nella nostra provincia vivono e prosperano diverse forme vegetali appartenenti a quella che tu hai detto flora avventizia. Si tratta di piante che, pur crescendo e moltiplicandosi spontaneamente, non sono originarie della nostra zona, ma vi si sono insediate in epoche relativamente recenti. Tra queste, l'Impatiens glandulifera, originaria dell'Asia, è sicuramente la più bella e appariscente. Introdotta come pianta ornamentale nel secolo scorso, si è diffusa e naturalizzata con estrema facilità nei greti di fiumi, nei fossati e negli incolti, purché molto umidi. Nel bellunese si osserva un progressivo aumento di nuove stazioni della nostra balsaminacea, con ricchi e vistosi popolamenti, in particolare lungo le sponde del Piave, nella zona delle cosiddette fontane di Nogaré. Ettore, da come ne parli sembri completamente innamorato di questa pianta, perciò ti chiedo, ovviamente, quando fiorisce, così la posso vedere anch'io, e poi qualche nozione sul suo aspetto botanico. Certo. Hai perfettamente ragione. La fioritura avviene tra giugno e settembre e si può incontrare in tutto il piano basale bellunese. Da un punto di vista botanico ci troviamo di fronte a una pianta vigorosa, glabra, con il fusto eretto rossastro ingrossato in nodi. Le foglie, decisamente grandi, si trovano disposte in tre verticille, sono di forma lanceolata, acuminate all'apice, finemente seghettata e con la base dei lembi e di piccoli orlamenti di piccole glandule. Da qui il nome di glandulifera dato alla specie. I fiori di colore rosa più o meno carico appaiono penduli con la corolla formata da tre sepali petaloidi, di cui quello grande inferiore a forma di coppa, termina in uno sperone corto e ricurvo. Il frutto è una capsula a forma di clava munita di valve che si aprono di scatto espellendo i semi a distanza, e per tale caratteristica che questo genere di piante vengono chiamate impatiens, cioè impaziente di colonizzare altre zone. Si tratta di una delle essenze floreali che compongono anche, come ho già precisato, i cosiddetti fiori di Bach. Anzi, sembra sia stata la prima pianta ufficiale usata dal noto medico per le sue proprietà calmanti, e questo perché, almeno secondo i cultori della medicina alternativa, aiuta a rallentare il ritmo della vita, il rilassamento e a vivere in condizioni più rilassate. Si chiude un'altra puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese, che torna ogni giorno dal lunedì al sabato su Telebelluno e che potete trovare ovviamente su YouTube nel nostro canale 10 e Lode Produzioni. Grazie Ettore. Grazie Giorgia. Ciao.